La PIM, Piripette in USA, PIM Piripette Panfilm, in collaborazione con la 1-2-3 Stella Movie Production, presenta. Per secoli e secoli, l'essere umano ha cercato una risposta plausibile alla propria esistenza. La propria esistenza. Molte teorie hanno sfiorato le menti di studiosi, ricercatori, filosofi, ma nessuno ha mai trovato un'unica risposta alla domanda che ci attanaglia dalla nascita dell'uomo. Ettore Mordiclito. Ma chi è? Uno dei registi più noti del cinema eterosessuale. Chi è? Ha dato vita ad una pellicola che aggiungerà un'ennesima risposta plausibile alle nostre continue domande. City of Puglia Angels. City of Puglia Angels. La città degli angeli pugliesi. City of Puglia Angels. City of Puglia Angels. La città degli angeli pugliesi. Trani, Los Angeles. Ma come? No. In una delle cliniche più rinomate lavora Maggie Rice. Lavora Maggie Rice. Un affermato cardiochirurgo. Oh, passami lo spino che mi devo troppo strafare oggi, cazzo. Oh. Mi sono sparata 14 JB, 6 canne e sono presa benissimo. Dottoressa Rice, la stanno aspettando in sala operatoria. Che palle, solita routine di tutti i giorni. Ma come? Lei è dolce, bella, sicura di sé e con una vita regolare e pura. E che se gli fai in sala operatoria? Ma una cazzata, c'è un paziente che ha il cuore a pezzi, glielo devo sostituire. Ma come? Fa fare l'ultimo tiro che vado, va? No! La troppa sicurezza in se stessa, o forse il fumo tagliato male. Lo stiamo perdendo! Cosa? Il portafoglio? Che cazzo dici? Ma cos'è che ti hanno dato da fumare oggi? Hai gli occhi che sembrano i copricerchi della Punto. Roba troppo potente. Ma quella semplice operazione di routine diventa una forte causa di instabilità interiore per la dottoressa Rice. Stasera cinese? No, basta cinese, andiamo al thailandese. Cazzo, l'abbiamo perso. Ma come? No, no, no! Stai tranquilla, Maggie. Può capitare di perdere un paziente. Non piango per questo. È che mi sono cadute le chiavi di casa nella pancia. No. E le ho cucite dentro. No. Merda, mi salta il thailandese. Cazzo, cazzo, le chiavi. Ho perso anche il pupazzetto portachiavi dell'autogrill. No. Il paziente muore sotto gli occhi di un'equipe di professionisti. E da quel momento la vita di Maggie non è più la stessa. La disperazione invade la povera giovane. Ma come? No, no, no. Ma mentre Maggie versa lacrime di dolore, un'ombra, una presenza, un'entità, insomma un angelo che non aveva un cazzo da fare, veleggiava intorno alla giovane. Ah, oh, che bella fica! Perché? Perché sono nato angelo e non posso trombare? Perché? No. Perché? No. Sì, era il suo angelo custode. L'angelo 7. L'angelo 7. L'angelo 7. Ah, oh, mi sento strano, madonna, che cosa? Sono un angelo! Non dovrei sentire il bisogno di pomparmi un'umana! Ma no! Seth era stato mandato sulla Terra per aiutare gli umani ed accompagnarli in paradiso quando il destino decideva la loro dipartita. Decideva la loro dipartita. Attratto dalla purezza di Maggie, dalla sua dolcezza e dalla sua semplicità. Oh, porca puttana! Mi fumo una canna, vado da Gucci e mi sputtano 20.000 euro in vestiti. Ah. E stasera mi faccio pinolare dal primo che passa. Bene! No, pura! Mi sto innamorando! Ebbene sì. Ebbene sì. L'angelo 7 si stava innamorando di lei. In preda ad una crisi mistica, pari a quella della Cirio e della Parmalat messe insieme, Seth corre a consultarsi con un altro angelo. Ti vedo preoccupato. Che ti succede? Non ci crederai, ma oggi ho avuto la tirella. La tirella? Il pingone! Era duro, capito? No. Mi sono innamorata della mia protetta. E che fai, il pappone? Dai, dai, che hai capito, dai! Pensa, pensa. Oggi avrei voluto darle un colpo di pinolo. Ma no! Proprio così. Seth si era preso una bella cotta per Maggie. Ma era un angelo. Ma era un angelo. E solo se lo desiderava fortemente, avrebbe potuto fare in modo che lei lo vedesse. E infatti, la stessa sera in ospedale. E tu chi sei? Sto cazzo. Ciao, io sono Seth. Ciao, io sono Seth.
Io sono 7, 8, 9, 10, quello che vuoi tu. Ma sei un paziente? No, sono un angelo con la tirella. Cosa? No, dicevo, sono un suo ammiratore. È da molto che la seguo, capito? Scusa, hai scorreggiato? No. Sento una strana puzza. È Mazzoni quello lì. E così, tra una chiacchierata e l'altra, i due iniziarono a provare una forte attrazione l'uno per l'altra. Ma resta un solo problema. Il Seth è un angelo e quindi non ha il tatto, non sente gli odori e non può fare l'amore. Che tragedia, che casino. Sì. E adesso? Scusa, hai scorreggiato? Devono essere le mie adide Stan Smith. No, yeah, le mie no. Adidas Stan Smith. Allora, devono essere le mie Adidas Stan Smith. Ehi, a fanculo. Oh, minchia. O forse le mie Nike Silver. O forse le mie Nike Svizzere. Svizzere. O forse le mie Nike Natic Svizzere. Natic Svizzere. O forse le mie Nike Silver. Ma vaffanculo. Dai. E poi non ti lamentare se non ci sono gli errori. Vabbè, mo li faccio. Seth corse nuovamente dal suo amichetto Angelo e chiese aiuto, perché la voglia di calare il pinolo era sempre più grossa. Vedi, Gabriele, vedi? Io vorrei toccarla, baciarla, accarezzarla, ma non posso. Che devo fare? Dimmi. Tu hai 3 possibilità. La prima è quella di vivere eternamente come angelo e non provare mai il dolore, il tatto, la paura, eccetera, eccetera. La seconda è quella di lasciarti cadere dal cielo e perdere la vita eterna e diventare un umano e quindi un giorno morire. E la terza che cazzo è? Fatti una pipa e ti passa la voglia. No! No, your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. Che tragedia. Che tragedia. Sì, abbiamo capito. Che casino. Che tragedia. Sì. Che tragedia. Sì. Che casino. Bene. E adesso? Senti, Seth, noi ci vediamo da un pezzo, ma tu sei strano, sei assessuato. Dimmi la verità, non è che sei frocio? Vuoi un pezzo di carne? No, Maggie, no. La verità è che io sono un angelo, capito? In che senso? Sei uno della Charlie's Angels? No, un angelo vero, quello vero. Quelli che stanno in cielo e non possono provare l'emozione di un terrone. Terrestre, scusami, volevi dire terrestre. Beh, la mia vita è già una merda. Io non voglio perdere tempo con un pazzo che si crede un angelo. Basta, non vediamoci più. Invece l'hai preso nel culo. Sarai sempre col pazzo per tutta la vita. Aveva 2 possibilità reali: vita eterna come angelo o una vita da mortale sulla terra con la possibilità di fuoriuscire la pinolanza. Beh, io mi sarei fatto una pipa, ma sono il narratore. Sì. E devo farmi i cazzi miei. Bravo. A quel punto Seth decise di prendere la grande decisione e gettarsi dal cielo per diventare un umano e poter amare la dolce Maggie. E così una notte si gettò dal 120° piano di un grattacielo. No! Ok, vado, mi butto! Seth era umano e finalmente poteva prendere a pinolate la Maggie. Ma basta! Ma cazzo, no! Chi è sto coglione che si è tuffato sul cofano della mia Cayenne, figa! Mica, ci ho fatto un leasing di 5 anni! Sono un umano! Sono vivo! Posso trombare! I due partirono per un weekend sul lago e per riempirsi di pinolo per 3 giorni di fila. Sì. Tieni il polso, Matilde. No, ma Matilde, di quel cornuto che c'hai tu. Dai. Dai, buttami. Tutto era perfetto. Finché la domenica mattina, mentre Seth ronfava nel letto, Maggie uscì in bici per comprare il latte e la brioche per il suo amato. Che carino. Ma al suo ritorno, un enorme tir le attraversò la strada, facendola spappolare sull'asfalto. No! No, cazzo! Un camion! Seth si sentì che qualcosa di orribile era appena successo e corse fuori di casa disperato. Oddio! Cosa è successo? No, Maggie! Il corpo di Maggie era disteso sull'asfalto caldo
Il vento soffiava forte ed era come se il tempo si fosse fermato. Seth era disperato, specie dopo che aveva rinunciato alla vita eterna da angelo e che sperava almeno di trombarsela per un paio di mesi. No, è morta! Peccato, è morta, mi vuole fare un'altra trombata! No. Mi scusi, non è ancora morta, la lasci parlare, eh? Non vede che sta cercando di dirle qualcosa? Eh? Ma a me se ne va a fare in culo, perché sei morta, amore mio, perché? È ancora viva, la lasci parlare! Acqua la puttana, te sta, vai via, vecchio arrugginito! Ma perché, amore mio, dai, dimmi perché l'hai fatto? Così decise di togliersi la vita con un colpo secco alla testa, no, con un copricerchio del tiro. Ma no, basta, basta, mi uccido, mi uccido! Ma mentre Seth cade a terra quasi esanime, Maggie si rialza e... Che cazzo hai fatto? Era solo uno scherzo! No, e così come nella storia di Romeo e Giulietta, Seth socchiuse gli occhi e sussurrando abbandonò la sua amata con un'ultima frase. Brutta puttana! No! 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 City, ho Pugliaccios. Ma come può finire così?